più grande capolavoro politico. Così l'onorevole Achille Totaro ad Arezzo al fianco di Francesco Macri ha definito l'esito delle elezioni amministrative di Arezzo. Un capolavoro però rovinato dall'esclusione di Fratelli d'Italia Alleanza per Arezzo da ogni incarico istituzionale o di governo cittadino. Abbiamo visto questo risultato importantissimo che c'è stato qui ad Arezzo, questa vittoria che ha un valore nazionale. Mi è sembrato che poi dopo la cosa è stata gestita come una squadra che ha fatto un bel risultato, inizia un percorso, una partita nuova che è quella del governo della città. La prima cosa che fa, si segna un gol nella propria rete, parte 0-1 per gli altri. Mi è sembrato uno sbaglio politico quello di escludere Fratelli d'Italia e Francesco Macri dalla gestione del governo della città, visto anche il fatto che lui e il partito si erano impegnati alla grande per sostenere il sindaco Ghinelli, per sostenere questa battaglia di libertà in questa città. Il tema della presidenza del Consiglio Comunale rimane una delle tematiche calde affrontate dal gruppo di Fratelli d'Italia Alleanza per Arezzo, che comunque continua a definirsi amico della maggioranza nella misura in cui attuerà il programma elettorale e le richieste di Fratelli d'Italia. Siamo parte della maggioranza, però abbiamo, diciamo, questo dovere etico nei confronti dei nostri partecipanti al partito e quantomeno dei nostri elettori a controllare e verificare tutto quello che succede, perché deve essere in maniera coerente con quel programma che abbiamo denunciato in campagna elettorale. Noi avevamo delle richieste legittime e condivise da tutte le forze politiche. Poi all'ultimo è successo qualcosa che vorrei dire ci sfugge, ma in realtà non ci sfugge. La cosa delle terne da presentare a Ghinelli ha detto che è un'ingerenza da parte del sindaco nei partiti. Ma quello delle terne è stata più che altro una proposta iniziale, questo ancora prima del voto del 31 maggio. Poi dopo in realtà nessun partito ha fornito le terne, se non che Forza Italia, no, se non che la Lega, credo, all'ultimo. Gli altri sapevamo benissimo chi erano e non sono stati confermati tutti. Ripeto, anche la figura di Francesco Macri fino al giorno prima era ormai conclamata che fosse così, tanto più che i giornali stessi l'hanno pubblicato e nessuno, mi sembra, degli organi di governo l'abbia smentito.